lo può sorprendere, mi pare, da questo inizio Spada con la rapidità. Zendrowski, tra l'altro, ha vinto meno match in percentuale prima del limite rispetto a Domenico Spada, però è pugile imbattuto. Il destro di Spada. Un richiamo per Zendrowski da parte di Cavalleri, si può riprendere. Destro al corpo di Spada. Cavalleri richiamava Zendrowski perché aveva dato le spalle per un attimo all'avversario. Qui arriva invece il sinistro da parte di Spada. Pugile. Scusate, arbitro di grande esperienza, Cavalleri. Destro e sinistro, combinazione di Spada. Ancora con il destro Spada. Secondo me la cosa più importante per Spada in questo momento è che ai suoi attacchi Zendrowski non sta replicando a tal punto da creare più dubbi di quelli che magari si aspettava lui. Questo è positivo. Sta prendendo fiducia Spada. Deve continuare con disciplina però. Un sinistro al corpo portato da Zendrowski. Non ha trovato il bersaglio con questi tentativi con il gancio Spada, ma comunque sta facendo bene, la ripresa è sua. Mini spot per noi. Qui siamo all'angolo di Domenico Spada. Ha avuto davvero un buon avvio, tanto era appunto Brancaleone che prima scriveva e tra l'altro invitava tutti gli appassionati attraverso diretta @eurosport.com a seguirlo 22-23 luglio contro Dario Cicchello per il titolo dell'Unione Europea. È la terza ripresa. E siamo alla terza ripresa. Titolo internazionale WBC dei medi sul ring di campione d'Italia per Domenico Spada. Alla caccia di una conferma, lui che è il numero 5 delle classifiche per quanto riguarda la WBC, che è la World Boxing Council, la più autorevole sigla della box. E questo chiaramente è molto importante. È una categoria, quella dei medi, dove insomma, c'è una certa presenza di pugili interessanti. Prima qualcuno appunto voleva sapere delle possibilità di Abraham, di quali saranno le sue intenzioni. Il fatto che abbia comunque combattuto negli Stati Uniti contro Miranda, credo che sia abbastanza evidente il desiderio di andare alla conquista anche di quei ring, anche se il padrone della categoria è Pavlik dopo che ha detronizzato Taylor. Avvio non folgorante, diciamo così, di Domenico Spada, più controllato in questo terzo round, ma ci sta. Francamente mi aspettavo qualcosa in più in avvio da Zendrowski. Buona scelta di tempo anche nel portare il jab da parte di Spada.
il destro di Spada. Mi pare che sia più riflessivo e quindi condizionato nel modo di combattere Sendrowski, cioè abbia qualche pensiero in più in questa prima fase, sta cercando di capire come gestire un pugile che è partito meglio, secondo me anche una volta sotto la cintura Sendrowski, non deve metterla su questo piano Spada, infatti all'angolo dicono, invitano Spada a stare più calmo, più controllato. Questo è il round meno interessante finora. Comunque i colpi migliori li ha messi a segno Spada. È sicuramente equilibrato come round. Allora approfitto per ricordarvi che in virtù della nuova formula della WBC che già abbiamo sperimentato qua a Campione e a Forlì in occasione mondiale femminile, al termine della quarta e dell'ottava ripresa leggeremo... Tanto qui Marco Malinverno sta spiegando che, come qualcuno mi aveva anche scritto in altre occasioni, non è una regola ma è comunque un'opzione che viene data agli organizzatori, c'è la possibilità data dalla WBC di procedere alla lettura dei cartellini in quel momento dopo la quarta e l'ottava ripresa, ed è quello che verrà fatto di nuovo come era già successo anche per il mondiale femminile dei Mosca tra con Stefania Bianchini. È la quarta ripresa che potrebbe appunto ritentare la via di quel titolo. Tanto siamo alla quarta ripresa ovviamente contro Simona Galassi. Partito bene Domenico Spada con il sinistro a segno. Io trovo che è giusto, faccio solo questo inciso, questa parentesi a proposito delle leggi dei cartellini, è giusto che il pubblico che è presente sia informato come dovrebbe essere sicuramente informato chi è a casa. Trovo che sia più importante metterlo in grafica piuttosto che comunque dirlo al pubblico, perché significherebbe poi dirlo anche ai pugili che forse vengono poi troppo condizionati dalla situazione, soprattutto se magari insomma qualche giudice è un po' troppo avventato, comunque ha una lettura iniziale del match che può essere condizionante. Ecco, questo è l'unico dubbio di questa iniziativa della WBC. Io direi che basterebbe farlo vedere in grafica. Però va bene anche così. Non so cosa ne pensate voi. Se volete dire la vostra in proposito, l'indirizzo è diretta@eurosport.com. Poco attivo francamente Sendrowski, che ha messo un sinistro al limite secondo Cavalleri. Sta sbracciando invece qui Spada, ad essere più concreto come è stato nei primi due round. Nei primi due round proprio nulla da dire a Domenico Spada, deve ritrovare un po' più equilibrio. Sinistro di Spada. Altro richiamo per Sendrowski. Il destro di Spada, non completamente a segno. Si è chiuso in guardia su la combinazione dell'avversario. Ragazzi, devi essere solo veloce.
Interviene ancora Cavalleri. Questa è una ripresa per Spada. Adesso sentiremo cosa ne penseranno i giudici. Allora, in attesa di sentirli, io vi ricordo che il primo diciamo titolo importante è Domenico Spada a livello dilettantistico. Spada che è di Roma, nato il 15 settembre dell'80, quindi deve compiere 28 anni tra un paio di mesi. Primo classificato ai campionati italiani, primi pugni dei pesi leggeri, questo nel 96. Giudice A, Spada 40, Cedrowski 36. Giudice B, Spada 40, Cedrowski 36. Giudice C, Spada 40, Cedrowski 36. Quindi tutti e tre i giudici d'accordo con 4 punti di vantaggio per Spada. Mini spot per noi. Vai in rete su Bwin. E dopo l'ultimo mini spot allora si può ricominciare con la quinta ripresa. Quindi ribadisco, sono stati letti i cartellini, tutti i giudici d'accordo. 4 punti di vantaggio per Spada. E vediamo se c'è davvero un minimo di condizionamento da questa situazione, sempre che sia stata interpretata anche dall'angolo di Sendrowski, ma credo di sì. Cerca di fare qualcosa in più Sendrowski, mi pare. Però non lo so, non sono sicuro del fatto che si siano organizzati all'angolo di Sendrowski per sapere, come dire, a un terzo della corsa come era l'umore dei giudici. Perché poi può condizionare in un senso o nell'altro, dare magari troppa fiducia anche al pugile che si sente di essere avanti di 4 punti per tutti e tre i giudici. Comunque Sendrowski, al di là di tutto, nei primi 4 round francamente mi ha deluso, perché mi aspettavo qualcosa in più, soprattutto a guardare il record. Dicevo all'inizio che i due hanno un avversario in comune, Bachi. Entrambi hanno vinto contro Bachi ai punti, ha fatto esperienza negli Stati Uniti che sicuramente conta. Sendrowski, poi bisogna andare a vedere nel dettaglio i pugili, ha ambizioni di un certo tipo, francamente mi aspettavo qualcosa in più. Tanto saluto Benedetto Picone che sa segno Domenico Spada all'indirizzo diretta @lorospar.com. Mi ringrazia per aver ricordato Minkill. In realtà ho fatto semplicemente che leggere un'altra email, ma sono contento di averlo citato anch'io, ci mancherebbe. Quindi volevo solo dare il merito a chi ha scritto prima a proposito di Minchillo, ed era stato Franco. Non ha dato la scossa comunque la lettura dei cartellini a Sendrowski, mi pare. Non trova il bersaglio Spada. Tocca con il destro Spada. Deve fare qualcosa in più Sendrowski, se no diventa un match a senso.